Next Appennino, 1 miliardo e 780 milioni di opportunità per il territorio. Si è tenuto a Popoli mercoledì 7 settembre il seminario di presentazione dei bandi Sisma 2009-2016 per la provincia di Pescara. Giovanni Legnini, commissario straordinario del governo per la ricostruzione Sisma 2016. Next Appennino, il fondo complementare al PNRR, dedicato ai due crateri post-sisma, quello del 2009 e quello del 2016, a quattro regioni, all'intero Appennino centrale che ricomprende 183 comuni, è un programma che dà sostanza alla seconda gamba della ricostruzione, a quella appunto dello sviluppo, della rinascita di questi territori, del ripopolamento o del neopopolamento di questi territori. Ed è molto importante assumere informazioni, farlo direttamente sul sito Next Appennino, sul sito dell'Unioncamere, di Invitalia, del commissario Sisma 2016, leggere i bandi, sono 11 bandi, ciascuno dedicato a un obiettivo. Il regime di aiuti che abbiamo negoziato, oltre che con il governo, con la Commissione europea, è il massimo possibile, concedibile. Uncamere ha un radicamento territoriale che è quello noto, ha un rapporto costante con le imprese, con i professionisti, con le realtà territoriali, e quindi abbiamo voluto, oltre ad Invitalia, che è per legge il soggetto gestore delle misure per lo sviluppo, abbiamo voluto concludere questo accordo con Unioncamere, quindi con le Camere di Commercio, per fare in modo che queste misure possano vivere nei territori, il sistema camerale possa svolgere una funzione propulsiva di accompagnamento, di stimolo allo sviluppo di questi territori. In un momento così difficile dell'economia del nostro territorio, questo potrebbe essere una boccata di ossigeno importante. E in primis va ringraziato il commissario Legnini, che ha dato veramente una svolta alla ricostruzione post-sisma, e in collaborazione in questo caso con Unioncamere si è fatto questo progetto, questi bandi di rilancio per le attività produttive dei territori colpiti dal sisma, che sono delle occasioni irripetibili.